Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati a The Numid Unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione la nuova entry level Corsair K63, classica tastiera da gaming di tipo meccanico, con retroilluminazione semplicemente del colore rosso. Partendo dalla confezione, classico packaging, dove troviamo l'immagine illustrativa del prodotto, i vari riferimenti alle caratteristiche intorno alla immagine illustrativa, la parte frontale, questo ovviamente si riprende anche nel retro della confezione stessa. All'interno troveremo semplicemente un manuale di istruzioni, una warranty guide relativa al prodotto ed infine troviamo la tastiera stessa, la Corsair K63. Come possiamo osservare, il design è davvero classico ed elegante, colorazione prettamente di colore nero in contrasto ad una base in plastica inserita nella scocca, nello chassis della tastiera stessa di colore rosso. Come possiamo osservare, il design riprende molto da vicino una fusione tra la Corsair Strafe e la K65 per quanto riguarda il formato TKL. Come dicevamo, è un modello dotato di sola retroilluminazione di colore rosso. Avremo comunque la possibilità, tramite un tasto fisico posto nella parte superiore della tastiera, di switchare tramite diversi effetti di retroilluminazione. Nel dettaglio possiamo osservare i tasti multimediali nella parte superiore sinistra della tastiera. Non sono più presenti in doppia funzione a quelli presenti tasto di funzione sempre nella parte alta della tastiera. Troviamo il logo della Corsair posto come sempre in posizione centrale, a seguire il tasto per variare gli effetti di illuminazione, il tasto per bloccare il tasto Windows quando saremo in gioco, due LED di stato per quanto riguarda il Caps Lock e lo Scroll Lock, e tasti per aumentare e diminuire il volume e per disattivarlo. Come possiamo osservare, il layout di digitazione per il modello che abbiamo ricevuto è inglese americano, ma in commercio è disponibile anche quello italiano, come abbiamo visto anche in precedenti modelli sempre della Corsair. Ci spostiamo nel lato posteriore della tastiera, dove possiamo osservare un design classico caratterizzato da un adesivo riportante ulteriori dettagli tecnici del modello. Nella parte alta troviamo due piedini in plastica che potremo aprire per rialzare un minimo l'altezza della tastiera e quindi agevolare la digitazione. Eventualmente troviamo quattro gommini, scusate, piedini in gomma e possiamo osservare anche delle scanalature per eventuale poggiapolso che, a quanto ci pare, dovrebbe essere questo modello compatibile anche con i modelli in commercio. Ci spostiamo ulteriormente nella parte frontale e per così dire nella parte laterale per osservare la struttura esposta dei switch meccanici, che in questo caso sono unicamente dei CRMX Red per offrire prestazioni ottime in giochi FPS specialmente. Rimuoviamo il caps per mostrarvi il classico CRMX Red, lo switch meccanico, e al di sopra troviamo un LED che sarà del singolo colore rosso. Il cavo non è rivestito in treccia di tessuto, ma è classico corrugato in gomma. Il connettore USB non è placcato oro, ma troviamo sempre un dettaglio che in questo caso è il logo della Corsair. La tastiera in oggetto è compatibile al 100% con il software QE, ovvero Corsair Utility Engine, con cui potremo ovviamente accedere a un minor numero di parametri come il polling rate, eventuali effetti, dovremo controllare meglio durante la recensione che effettueremo sul nostro sito. E con questo è davvero tutto, vi rimando dunque alla recensione scritta sul nostro sito. Un saluto allo staff.